Io sono stato ad Arezzo e anche a Siena sabato. Arezzo e Siena erano abbastanza pieni con degli assembramenti. Capisco il desiderio delle persone di vita, di socialità, però è anche vero che in questo momento bisogna utilizzare la massima precauzione. È un appello alla responsabilità, quello del direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso, che chiede adesso di continuare a tenere alta la guardia in un periodo purtroppo ancora segnato dall'emergenza sanitaria. Troppe infatti le persone in giro lo scorso fine settimana, da qui la richiesta rivolta direttamente ai sindaci. Avevo chiesto a tutti i sindaci, sia quelli delle città più importanti, sia anche quelli dei territori di confine, di tenere alta la guardia, perché è vero che la Toscana è gialla, lo è però da molte settimane, è vero che nella vicina Umbria si registra non solo un aumento dei casi ma anche la presenza di varianti, e quindi è necessario aumentare i nostri sistemi di protezione per tutelare ad ogni costo il nostro territorio e i cittadini della Toscana. Cosa chiede ai cittadini per poter proseguire in sicurezza? Ma io chiedo di aver pazienza nel proseguire ad utilizzare tutti i mezzi, quindi distanziamento di cortesia, quindi utilizzo del gel disinfettante, utilizzo delle mascherine. Capisco, l'ho già detto altre volte, come sia difficile mantenere per così tanto tempo queste condizioni, però la dimostrazione è legata al fatto che quando si realizzano queste condizioni si resta gialli, e anche ai fini delle attività commerciali queste, sia pure a scartamento ridotto, possono continuare.